Ve l'avevo detto che la pausa pubblicitaria qui dura pochissimo, non è come nei network nazionali che quasi si sente più pubblicità che musica. Ok, allora riprendiamo con il DJ set di Lisa Stella direttamente dal Trance Night di Udine. E ovviamente ringrazio ancora una volta Lisa Stella e Mary Trance per essere qui con noi in studio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsico, Padova. Saluto Omar, fratello rossonero di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova, che ha detto ciao, sono in ascolto. Ok, ok, allora dateci dentro con gli sms, oggi siete un po' spenti, ragazzi, dobbiamo svegliarvi un po' fuori, quindi scriveteci. Ultima ora di trasmissione con tanta trance e poi nel finale anche qualche disco magia dei nostri. Scriveteci al 349 72 67 647 ed anche al 334 71 02 672. Se invece volete chiamarci qui in studio, fatelo allo 049 700 700 e 049 700 838. Poi, visto che abbiamo qui Mary, che è l'amministratrice ufficiale del forum italiano tiesto.it, mi sembrava giusto segnalare la data del 28 giugno, giusto? Esatto, il 28 giugno Tiesto sarà a Roma con altri artisti per il Sound Drum. Su Facebook potete trovare l'evento e trovare anche dove acquistare i biglietti. Esatto. 28 giugno a Roma. C'è anche il sito che è sounddrum.it. E tra l'altro, per chi avesse piacere, insomma, visto che l'amico Gregor Zalocca e gli amici della Croazia mi ha segnalato questo evento, domenica 24 giugno noi saremo in radio dalle 12 alle 15 e il buon Tiesto, che ovviamente è olandese, suonerà a Lubiana per il Red Party, quindi se siete interessati magari contattateci. Ok, altro messaggio, la nostra fedele ascoltatrice Adriana, interista di Noale, dice: da mamma sportiva e interista convinta non posso non dare un caro saluto ad un ragazzo speciale, anche se milanista. Tutti abbiamo i nostri difetti, compresi gli juventini, quelli ne hanno uno in più, bello grosso anche. Saluti anche alle tue amiche in studio, Adriana, grande Adriana, interista di Noale, vedi, ci divide la fede sportiva, ma sei una sportiva e quindi ti abbraccio di cuore, saluto te, tua figlia e tutta la famiglia. Mary, vai. So che sei bianconera. Beh sì, simpatico per la Juve. Ecco. Adesso però che non c'è Del Piero è stata una grande perdita. Oh, bene, dai, la smettiamo di parlare di calcio. Chiudo la parentesi calcio, poi non voglio più sentire parlare di calcio, visto che voi siete di Udine. Io sono sportivo, a me piace molto l'Udinese, tra l'altro non tutti lo sanno, ma Vicenza e Udinese sono anche gemellate le due tifoserie, quindi è una cosa bella. Poi l'allenatore è il grande Francesco Guidolini, che è di Castelfranco Veneto, Treviso. Ok, Lisa dici no, basta calcio, lasciamo perdere. Thank you.
Ok, allora saluto anche Enrico di Trissino, provincia di Vicenza, che tra l'altro ogni sabato viene a trovarci all'Insonia Caffè, e devo anche fargli i complimenti perché noto all'Insonia che le ragazze sono attivissime, ballano, sono bravi, insomma, invece i ragazzi li vedo abbastanza amorfi, quindi un invito ai maschietti a muovere i culetti, come si suol dire. Quindi ringrazio appunto Enrico che mi ha mandato un video delle nostre serate all'Insonia Caffè. Purtroppo adesso in questo momento non posso per motivi tecnici guardarlo, comunque grazie del messaggino Enrico. Ok, ancora Francesca di Bergamo dice: un motivo in più per ammirare Marin Trans, grande juventina come la sottoscritta. PS, Alex Del Piero 90% rinnoverà ancora per un anno il contratto in bianco nero. Voci dei quotidiani, sì, voci dei quotidiani, peccato che i dirigenti la pensino un po' diversamente. Vabbè, se rinnova io sono contento per lui, sono contento per il calcio italiano, lo dico da milanista ma sportivo. Mary, vuoi dire qualcosa? Speriamo. Io volevo ricordare ancora due date che secondo me sono delle belle feste all'estero. Beh, il 23 e il 24 giugno c'è il famosissimo Luminosity Beach Festival a Zambot, e i biglietti credo che stiano andando sold out, quindi sbrigatevi. Che è in Olanda, giusto? Esatto, in Olanda. Ok. E poi sempre in Olanda, ad Amsterdam, il 30 giugno ci sarà l'Electronic Family Festival. Ah, bello. Suoneranno molti DJ, tra cui Armin Van Buuren, Paul Van Dyk, Marcus Schultz, Perry Costen, Marco V, Alex Morse e tanti altri. Nomi da niente, insomma. Esatto. Quindi se c'è qualcuno che raggiungerà queste feste a tre, ci faccio sapere che magari ci uniamo. Ok, allora vabbè, ha nominato Mary giustamente tanti nomi storici della trance, visto che io ascolto trance da tanti anni, e devo aprire una parentesi perché magari molti non lo sanno, ed è anche nostro compito insomma divulgare la passione per la trance, o almeno cerchiamo di condividere quella che è la nostra passione per la trance, visto che molti sono ignoranti in materia, e ignorante non è un'offesa, sappiatelo, vuol dire non conoscere un argomento. E abbiamo nominato appunto tanti DJ, producer che da tanti anni a questa parte fanno molto per la trance, quindi li ricordo volentieri. Quindi Paul Van Dyk, che a differenza del nome d'arte che tutti mi dicono è tedesco, no, è olandese. No, ho fatto il contrario, ho fatto confusione. Mi dicono tutti è olandese, no, è tedesco, si chiama Mattias Paul, se volevate saperlo. Poi invece dall'Olanda, dalla mamma Olanda, diciamo così, che è, oltre per la musica, è anche un paese meraviglioso, se avete occasione andateci, io ci sono stato diverse volte, anche per diverse settimane, grande, grande paese l'Olanda, bellissima veramente. Quindi abbiamo citato ovviamente Tiesto, poi c'è Ferry Corsten, che è il mio secondo preferito di sempre, c'è Armin Van Buuren, che è il mio terzo preferito, e poi Mary ha giustamente citato Marcus Schultz, che è americano, grande anche lui nella top 10. Ok, poi vi dirò altre cosine perché adesso c'è il disco cantato e non bisogna parlarci sopra. We'll be right back.
ok, allora andiamo ad ascoltare questo disco che tra l'altro è l'ultimo del DJ set della nostra ospite Lisa Stella, che ovviamente ringrazio, grazie Lisa. Grazie a te dell'ospitalità. Grazie ragazze di essere venute da distante, ovviamente restate pure fino alle 15 insieme a noi. Mary, vai di quello che vuoi. Volevamo salutare anche i nostri compagni d'avventura, Fabio e Marquan, che è anche uno dei nostri DJ del Press Night. Certo, che lo conosco da tantissimi anni, quindi lo saluto anch'io. E anche Dughi, Giacomo, okay. Che è un altro dei nostri DJ. Sì, il nome me lo ricordo, però non penso di conoscerlo personalmente. Comunque lo salutiamo, salutiamo tutti gli amici del Press Night di Udine. E ovviamente, cosa volevo dire? Ah sì, che come mi ha detto giustamente Lisa Stella, questo è un disco del grande Paul Akenfold, Regno Unito, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere, ho anche la foto insieme, grande Paul Akenfold, e questa è la sua ultima produzione, si chiama Glow in the Dark. Cosa vuol dire glow? Non mi ricordo più. Brillare, splendere. Ok, brillare nel buio praticamente. Ok, grande Paul Akenfold, che tra l'altro non tutti lo sanno, ma nel 1987, quindi 25 anni fa, è stato uno dei tre DJ che praticamente ha non fondato, perché non è una cosa fisica, ma ha alimentato il fenomeno ibizenco insieme a, se non ricordo male, Danny Rampling e un altro DJ di cui adesso non ricordo il nome. Comunque 1987 qualcuno la chiamava anche Summer of Love, estate dell'amore, e tutto nacque, e chiudo la parentesi, perché i DJ inglesi come Paul Akenfold si erano stancati di ballare sempre nei club sporchi dell'Inghilterra e hanno detto dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Allora hanno deciso, insieme a tanti organizzatori e PR promoter tedeschi, hanno deciso insomma di trasferirsi almeno per il periodo estivo in quel di Ibiza, e da lì nacque tutta questa cosa insomma. Ok, allora andiamo ad ascoltarci questo disco, restate con noi, scriveteci 349 72 67 647, oppure anche 334 71 02 672, se volete chiamarci 049 700 700 e 049 700 838. Saluto Nadia dell'Arcella, Padova, che dice ciao Lorenzo, ricordarti è sempre un piacere per me, specialmente quando si è al lavoro. Hai un brano per me? Grazie, by Nadia dell'Arcella. Sì, questo te lo dedichiamo, Paul Akenfold, Glow in the Dark. Ok, allora andiamo a leggere giustamente degli sms che ci avete mandato. Oggi devo tirarvi le orecchie, poco partecipi.
sono arrabbiato con voi, no, scherzi a parte, dai. Allora ringrazio invece quelli che ci stanno scrivendo, che ci stanno ascoltando. Allora saluto Anita della provincia di Vicenza che dice: vai Lorenzo, ieri serata fantastica, mi sono mega divertita, grazie. Beh, ci fa piacere, sì, ieri è stata una serata alternativa e l'avevo detto prima, ringrazio ancora i titolari Sony e Michele che veramente hanno idee veramente alternative per un club. Ieri c'era il toro elettrico, ho visto che la gente si è divertita tantissimo. Tutti si chiedevano: ma dove lo mettono sto toro elettrico? Sono riusciti a farlo stare, è stato bello, ho visto molti voli, ho visto molti ragazzi cadere, ma era tutto sicuro perché c'era il gonfiabile, quindi anche se si cadeva non ci si faceva male, fortunatamente. Ok, saluta anche me, dice Anita, ok, allora ti abbiamo salutata. Don't worry, be happy, dice la meglio fotografa del mondo, un salutone. Ecco, si è fatta la dedica da sola e io, siccome leggo tutto in diretta senza leggere prima, l'ho letto. Ah no, grande, grande Anita, futura fotografa, veramente sei brava, lo dico volentieri perché sei anche molto giovane. Anita va ancora a scuola, però già si diletta a fare fotografie. Adesso vanno più di moda i fotografi che i DJs, probabilmente. Ok, allora saluto la mia cuginetta argentina Luciana, che mi ha scritto un messaggio lunghissimo, ci metterò tipo 15 minuti a leggerlo. Intanto finisce il DJ set, ancora grazie a Lisa, grazie della selezione musicale. Grazie a te dell'ospitalità e saluto tutti gli ascoltatori, spero che vi sia piaciuto.